Continua il nostro viaggio nel matrimonio enogastronomico tra Liguria e Piemonte. Ecco alcune ricette con i loro vini in abbinamento. Prepariamo il nostro spaghettone di mare. Gli ingredienti sono spaghetto punto artigianale del centro Italia, useremo dell'aglio di Vessalico, della bottarega di tonno, dei calamari nostrani freschi e delle vongole veraci. Partiamo con la pulizia delle vongole. Metteremo a bagno le vongole per un'ora circa a spurgare con del sale grosso. Puliremo i nostri calamari, li taglieremo successivamente a julienne fine. Apriremo le vongole con dell'olio extravergine d'oliva e dell'aglio. Dopodiché cuoceremo la pasta e la salteremo nelle vongole che avremo sgusciato in precedenza. Calamaro sul finale e bottarega grattugiata sopra. Con lo spaghettone di mare abbiniamo un Languedoc Chardonnay. È un vino dal colore giallo pagliarino, con sentori di fiori bianchi e frutta gialla. Al gusto si presenta molto sapido, fresco, ideale per essere abbinato a questo piatto. Possiamo abbinare anche un rosato 100% Nebbiolo, un vino molto fresco, fruttato, agrumato, con sentori che ricordano anche la rosa. L'ideale per essere abbinato a piatti di pesce. Prepariamo la nostra zuppetta alla ponentina. Gli ingredienti sono olio extravergine di oliva, pomodoro fresco, dell'alloro, della galinella, calamaro, cozza, vongola verace, una base di cipolla, carota e sedano e dei gamberi. Infine del vino bianco. Soffriggiamo la cipolla, la carota e il sedano con dell'olio extravergine di oliva, appassiamo i pomodori per qualche minuto, adagiamo la galinella e andremo a innaffiare con del vino bianco e dell'acqua. Faremo cuocere per circa un'ora. Dopodiché andremo a passare le nostre gallinelle a setaccio. Una volta preparata la base, andremo ad aprirci dentro cozze, vongole, ci cuoceremo dei gamberi e dei calamari. Chiuderemo con un crostone di pane. Con la nostra zuppa alla ponentina possiamo abbinare un'ottima barbera d'alba del 2020, una barbera con profumi fruttati di ciliegia, di amarena, è una barbera che fa sui 14 gradi e mezzo, molto fine, elegante e persistente. Prepariamo il nostro semifreddo ai cantucci. Gli ingredienti sono tuorlo d'uovo, zucchero, albume d'uovo, panna fresca da pasticceria, i cantucci un po' sbriciolati, un po' interi e dell'uvetta sultanina precedentemente ammollata nel vissanto. Procediamo con montare prima l'albume e prepariamo una meringa e mettiamo da parte. Montiamo la panna e mettiamo da parte e sbianchiamo i tuorli con dello zucchero e andremo a incorporare la massa alla panna e alla meringa. Uniamo il biscotto sbriciolato e andremo a alternare strato di base a dei biscotti cantucci interi. Con il semifreddo ai cantucci abbiniamo lo Charbat, è uno chardonnay barricato, effettua la fermentazione alcolica direttamente in barrique e poi affina all'interno di esse per circa 24 mesi. Con il semifreddo ai cantucci possiamo abbinare anche l'Altalanga rosato, 100% pino nero, ideale per l'abbinamento con un dolce.